Il viaggio dell'anima di Michel Newton. 2. Il viaggio dell'anima conferma il collegamento con lo spirito. Attraverso il controllo dei sogni si possono fare viaggi astrali, quelli veri, non tutte le sciocchezze che leggo. Quando sei in un viaggio astrale non hai dubbi che lo sia. Il libro Il viaggio dell'anima dimostra che è possibile raggiungere uno degli innumerevoli livelli delle altre dimensioni, in questo caso con entità decorosamente evolute. Tutto questo senza ricorrere ad alcuna facoltà medianica, oppure no? Mi chiedo quale sia la percentuale di quelli che riescono ad arrivare allo spirito e mi chiedo quanti di voi sono in grado di viaggiare nelle altre dimensioni passando dal controllo dei sogni. Basta ripetersi continuamente, addormentandosi, se questa notte sogno, devo ricordarmi che sono in un sogno.